ragazzi, sono Barbie Xanax e oggi vi parlerò di Elle, l'ultimo film di Paul Verhoeven. È un film molto bello, molto interessante e quindi proprio per questo ci saranno due video. Ci sono tantissime cose da dire. Nel video di oggi non ci sarà alcuno spoiler. Il video spoiler dove parleremo di tantissimi argomenti sarà pubblicato domani. Ma iniziamo subito. Il film è veramente molto bello, ma ha dei temi molto controversi al suo interno. Secondo me messi per un motivo, proprio da creare, come vi ho detto, delle discussioni interessanti. Ci sono molti film con elementi, scene controverse messe lì tanto per. Ma questo film non fa così. Il film è tratto da un libro, ha avuto anche una realizzazione molto complessa ed è tratto dal libro di Philippe Dejean O. La protagonista del film è Michelle, una donna francese di mezza età che è a capo di una casa di produzione di videogiochi. Ha un figlio totalmente incapace, ancora dipendente da lei, ha un ex marito che non ne fa una giusta e si mette solamente con ragazze più giovani, fan dei suoi libri. La madre di Michelle è una donna molto in là con l'età, insomma una donna anziana, e ha come amante un boy toy dell'età del nipote. Inoltre i problemi di Michelle non sono finiti qui, ha anche un amante che non ne vuole proprio sapere di essere lasciato, un padre che sembra coinvolto in qualcosa di terribile che ha a che fare con lei e due nuovi vicini, una giovane coppia dove lui è molto affascinante e lei sembra una fanatica cristiana. Ma tutto il fulcro del film è un argomento: Michelle subisce uno stupro. Il film infatti inizia proprio così, un'aggressione dentro casa subita da Michelle, uno stupro molto violento. Questo stupratore non si accontenta di tutto ciò, inizia a pedinarla, ad entrarla in casa. Michelle non andrà dalla polizia per motivi che man mano scopriremo durante il film, ma è decisa a scoprire il colpevole nel mentre inizia ad imparare a sparare e si compra un'ascia. Una delle cose più sconvolgenti del film è che inizia direttamente, senza alcun filtro, direttamente con la scena dell'aggressione di Michelle, e non con l'aggressione per intero, ma direttamente con lo stupro. E quello che ci colpisce ancora di più, forse ancora di più dello stupro, è come reagisce Michelle. Si rialza tranquilla, come se nulla fosse, continua, va al lavoro, non dice nulla al figlio, non va dalla polizia per ragioni che poi capiremo. E questa forse è la cosa che ci colpisce maggiormente. Michelle è una donna forte nella vita personale e nella vita lavorativa, e proprio per questo non si lascerà cucire facilmente dagli altri la figura della vittima intorno a lei. I motivi per questo sono diversi, un po' perché tutte le persone che sono intorno a lei le cuciono un ruolo fregandosene apertamente di quello che in realtà vuole lei. Insomma, pensiamo per esempio all'amante con cui lei vuole rompere, ma lui sembra proprio che non vuole sentire. Ma uno dei motivi secondo me principali è proprio quello dell'essere vittima. Michelle è stata vittima in passato quando era piccolissima ed era una vittima al 100%, però come vedremo già all'inizio del film, anche in quel momento in cui era una vittima senza se e senza ma, è stata colpevolizzata. E ve ne parlerò meglio nella versione spoiler. Inoltre un altro motivo per cui Michelle non fa la vittima è che intorno a lei ci sono solamente delle persone deboli. Se Michelle si adagiasse e facesse la vittima, chi è che la difenderebbe? L'ex marito privo di talento che non ha neppure un lavoro? Il figlio che non sa neppure cosa fare nella vita? Oppure sua madre che compensa la sua tristezza con questo amante giovane che in realtà mira solo ai suoi soldi? Iniziamo subito con i discorsi interessanti del film. Come sapete, molto spesso nei miei film vi parlo proprio dell'ambito emancipazione, se un film è emancipatorio oppure no. Il film è stato tacciato come antifemminista, come vi ho detto controverso, perché è stato molto molto criticato per come è stata rappresentata la figura di Michelle, lo stupro, tutte queste cose. Ne parleremo molto meglio nella parte spoiler. Però secondo me tacciare questo film come antifemminista è un abbaglio. Il film è straripa di figure femminili forti e soprattutto atipiche. Una delle cose che rende un personaggio emancipato, se femminile, è proprio l'essere atipico, ovvero qualcosa che non si vede in genere negli altri film. Questo essere particolare e fuori la norma la rende molto spesso emancipatoria. Michelle, per esempio, la protagonista, è una donna di successo a livello lavorativo in un ambito prettamente maschile. Un tratto emancipatorio che ha il suo personaggio anche all'interno del libro, dove per esempio lei lavora nell'industria cinematografica, luogo dove ancora oggi la maggior parte dei lavoratori è di sesso maschile. Nonostante lei sia il capo, alcuni dei suoi dipendenti tentano di screditarla in quanto tale, tentano di intaccare il suo potere e le sue decisioni proprio in quanto al suo genere. Parliamo di un altro personaggio emancipatorio, la madre di Michelle. Come vi ho detto, la madre di Michelle è una donna anziana che ha un debole per i ragazzi molto giovani e muscolosi. Quasi una sugar mama, insomma. La rende emancipatoria non il fatto di per sé, ma il fatto che sia un personaggio raro da vedere nel cinema. Siamo abituati a vedere uomini vecchi innamorati di ragazze giovanissime dell'età dei loro nipoti, ma al contrario lo vediamo molto meno spesso e quindi proprio per questo il suo personaggio è emancipatorio. Ma parliamo di un altro argomento fondamentale, ovvero il desiderio sessuale. Il desiderio sessuale, se manifesto, se il personaggio femminile controlla questo desiderio, è una cosa emancipatoria perché molto spesso è subordinato al desiderio maschile, che quindi quello femminile deve appagare. Per quanto riguarda la rappresentazione cinematografica, molto spesso il desiderio femminile, ovvero donne che provano attrazione per un uomo,
un personaggio all'interno del film sono cose abbastanza rare, ancora di più se non sono donne giovani. Il desiderio femminile viene in un certo senso censurato nei film, molto spesso viene relegato e nascosto sotto l'amore, oppure per appagare l'uomo, quindi la donna che si fa sexy per riconquistare il marito che l'ha tradita, una roba del genere. Invece qui in questo film il desiderio sessuale è una cosa che caratterizza tutti i personaggi femminili, su quello che vogliono fare, se tradiscono o meno. È una cosa che tutte hanno, e soprattutto quei personaggi, come vi ho detto, che non sono più giovanissime, dove la rappresentazione del desiderio sessuale femminile non più giovane è rarissima, come vi ho detto. C'è una scena molto molto importante, come vi ho detto molto spesso e come dice Laura Mulvey, lo sguardo è potere nel cinema. Chi domina lo sguardo domina la rappresentazione e ha potere all'interno del film, e molto spesso è lo sguardo maschile. Insomma, pensate alle volte in cui nei film avete visto il personaggio maschile che guardava il personaggio femminile mentre si spogliava, si cambiava, faceva la doccia, robe del genere. Al contrario, è molto raro. All'interno di questo film c'è una scena molto interessante che rappresenta proprio questa cosa, al contrario, ovvero c'è una scena in cui Michelle guarda con un binocolo un uomo, lei sta nella sua finestra, guarda quest'uomo e si masturba. Nella scena non vediamo nudità e quindi il potere è tutto nello sguardo. In questa scena Michelle riduce a oggetto di desiderio voyeuristico un uomo che non sa nulla di tutto ciò. E come vi ho detto, è una cosa rara nel cinema. E a me sembra quasi il passo successivo della finestra sul cortile. Il film di Hitchcock, dove lo sguardo e il desiderio voyeuristico andavano di pari passo con il personaggio maschile, tanto che in quel film ritroverà interesse per la sua fidanzata solamente quando lei entrerà nel quadro della visione. Inoltre, tutte le caratteristiche di Michelle sono molto particolari e atipiche quasi per un personaggio femminile. La vediamo materna ma non appiccicosa, la vediamo gelosa ma in maniera curiosa. La sua sessualità viene rappresentata in maniera molto distaccata quasi, e proprio per questo sembra quasi come viene rappresentata quella maschile in genere all'interno dei film. Una delle cose più criticate per questo film è stato proprio come Michelle reagirà allo stupro. Come vi ho detto, succede nei primi minuti del film e lei reagirà come se nulla fosse. Non la vediamo mai piangere, non la vediamo mai che si sente vittima, non va a denunciare tutto ciò, ma il punto è che è il carattere di Michelle. Incasellare ogni donna nella stessa maniera, nel rappresentare lo stupro sempre alla stessa maniera e anche la sua reazione, è davvero molto limitante secondo me per le persone, anche per le vittime di per sé. Michelle non è una donna emotiva, è una donna molto reazionale che reagisce quasi con sottrazione a tutti gli eventi orribili della sua vita che vedremo all'interno del film. Farla reagire per quell'evento in una maniera differente rispetto a tanti altri eventi che vedremo avrebbe dato veramente incoerenza al personaggio. Il film è stato molto criticato come antifemminista, per come vi ho detto, anche per il fatto della violenza sui soggetti femminili contenuta all'interno del film. Questa è un grande abbaglio, non ci sono dei temi tabù all'interno di un film, dipende molto da quale parte prende il film. Il film può parlare di qualsiasi argomento, dipende la fazione di chi prende. Il film, una volta visto, insomma, vi renderete conto, vi farà dire: ha vinto Michelle o no? Il film è dalla parte della protagonista oppure la condanna? Qual è la parte dei due? Secondo me alla fine del film non condanna per nulla Michelle, anzi, secondo me Michelle ne esce vittoriosa. Quello che colpisce di più del film sicuramente è il tema dello stupro e come viene sviluppato all'interno del film. Io però vi dico che il film non fa il tifo per lo stupratore, proprio per niente. Ma soprattutto mostra altri tipi di violenza che sono più quotidiani e vengono sottovalutati e non percepiti tale, e li mostra secondo me in un modo nuovo. E quindi da qui la parte no spoiler, domani parleremo degli argomentoni veri del film, quindi con un video pieno di spoiler. Io vi consiglio di andare a vedere questo film se non l'avete ancora visto, davvero è da vedere. Una protagonista così la si vede davvero molto raramente. Un film pieno di figure femminili forte e con carattere, e soprattutto una cosa ancora più rara, finalmente una protagonista che non è una giovanissima. Quindi ci vediamo domani con il video spoiler dove parleremo di tantissimi argomenti e lì scoprirete anche il mio voto. Grazie mille ancora per aver visto questo video, qui sotto trovate i link per il mio altro canale per seguire le mie rubriche su Screen Week, e noi ci vediamo domani con la parte spoiler. Ciao!